seguito questo processo di creazione di questo master per un periodo sufficientemente lungo e sono contento di vedere che lo sforzo alla fine ha pagato, tanto è vero che oggi inauguriamo il corso. Quando si fanno questo tipo di iniziative non è mai scontato che poi ci sia il riscontro da parte dell'azienda, perché comunque per l'azienda ci sono dei coinvolgimenti non trascurabili, e il fatto che poi un certo numero di aziende abbia deciso di coinvolgersi, di far partecipare al master suoi impiegati o futuri impiegati, dimostra come ci sia un riconoscimento del valore aggiunto dell'iniziativa, perché qui alla fine poi sono investimenti che le imprese fanno. Il tema dell'additive è un tema che, a cui io personalmente, io sono un elettronico di estrazione, quindi tecnicamente non ho tutte queste competenze nel settore, ma mi ci sono affacciato un paio d'anni fa vedendo progetti, presentazioni e vedendo quale tipologia di riscontro stavano ottenendo queste tecnologie, per esempio a livello di Europa, quindi di ricerca, di investimenti di ricerca che l'Europa sta facendo, sia sul lato privato, anche sul lato pubblico, quindi la Commissione Europea. Tanti bandi, tanti progetti. Il Politecnico ha sviluppato queste competenze tecnologiche da tantissimo tempo, c'è qui presente il professor Giuliano che è sul lato produzione industriale, quindi sul lato macchinari, abbiamo il Dipartimento di Scienza dei Materiali, si chiama Scienza Applicata, comunque Scienza dei Materiali, dove ci sono le competenze per esempio sulle polveri, il professor Fino da tanto tempo dirige un laboratorio in congiunzione con Prima Industria, in congiunzione con General Electric Avio, proprio sulle tecnologie additive. Ed è un tema che sta diventando sempre più ampio, sempre più trasversale, perché ci sono tantissime competenze che vengono a contribuire sia sulla parte dei macchinari, sulla parte dei materiali, sulla parte del controllo, la parte dell'elettronica, la parte diciamo del cloud, dell'ICT al governo, di queste linee di produzione che utilizzeranno queste tecnologie. Abbiamo in Piemonte un esempio molto importante su un'applicazione industriale dell'additive che fino a 5 anni fa era vista come una tecnologia di frontiera, ma non così centrale o pronta per un deployment industriale. È l'impianto di General Electric Avio a Cameri, dove costruiscono migliaia di pezzi che vanno nelle turbine dei motori per aeroplani, proprio con tecnologie additive metalliche. Quindi il tema sta prendendo un impatto sempre maggiore in ambito industriale. Non c'è soltanto più la stampa 3D per fare i pezzettini, ma ci sono anche delle applicazioni di industria pesante, e quindi ci si aspetta che questa tipologia di processo produttivo possa diventare molto più pervasivo negli anni che viene. E credo che per un territorio come il territorio piemontese, dove la manifattura è comunque ancora oggi l'asse portante dell'economia, il numero di addetti è straordinariamente elevato nel territorio piemontese, sia doveroso diffondere le competenze, le conoscenze su tecnologie di produzione nuove che potrebbero aiutare in modo corposo lo sviluppo anche di mercato, anche di business, di tutta una serie di aziende e non soltanto le grandi imprese. Quindi io credo che sia importante che questa competenza che si è sviluppata nel tempo, principalmente insieme alle grandi imprese, possa in qualche modo essere diffusa il più possibile sul territorio. Devo dire che la Regione Piemonte ci sta dando una mano in questa operazione, quindi di questo bisogna dare atto alla politica, che tante volte viene, come dire, accusata di non comprendere le necessità o le difficoltà o le trasformazioni in atto. In questo caso devo dare atto alla Regione che, con un investimento non trascurabile, perché sono 25 milioni di euro di fondo perduto e un addizionale 7-8, non ricordo bene, 10, anzi di più, arriva qua, quindi 15 milioni di credito agevolato, ha deciso di mettere a disposizione questa somma per un bando a supporto delle tecnologie di fabbrica. Quindi è aperto adesso il bando Regione Piemonte Fabbrica Intelligente, sono fondi non del FESR, quindi non sono ancora fondi europei, sono fondi che derivano dall'accordo di programma Regione-MIUR, quindi
fondi dedicati alla ricerca, ed è un segnale molto importante che la Regione abbia deciso di allocare quei fondi che sostanzialmente erano liberi, perché non erano vincolati né dall'S3 né da Bruxelles, quindi erano sostanzialmente liberi, abbia deciso di allocarli su un bando sulla fabbrica intelligente, che si declina in varie ambiti tecnologici. Uno di questi è sicuramente il tema dell'additive manufacturing, le tecnologie, i processi, i materiali e tutto quello che sta attorno. Il bando si chiude lunedì, noi come Politecnico naturalmente stiamo giocando una partita anche un po' di coordinamento, cercando di promuovere aggregati di aziende, ricerca e PMI per far sì che si spinga su direzioni tecnologiche che sono più o meno rispondenti a quelle che sono le necessità del territorio. Dei 6 progetti a cui il Politecnico partecipa, uno, forse il più grande che abbiamo, è quello guidato dalla Prima Industria, Prima Elettro, ancora bene, una delle aziende del gruppo Prima, ed è proprio incentrato sulle tecnologie e sui processi per additive manufacturing. C'è una grossa compagine che ha al suo seguito una serie di end user non trascurabili, perché sono gli end user del comparto aerospaziale, quindi Avio, General Electric Avio, Alenia, Thales, e poi c'è la parte della meccanica, diciamo, automotive, quindi c'è Fiat come end user, quindi è un operatore, e poi è tutto l'aggregato del PMI che stanno a contorno nella filiera di queste tecnologie, per cui lì è un progetto sulle macchine, ma anche sul deployment industriale, sulle linee e sulla parte di controllo dei processi. Quindi un grosso progetto che speriamo che possa essere poi supportato e finanziato dalla Regione, certamente è uno dei progetti più importanti a cui il Politecnico partecipa, proprio perché questo tema dell'additive coinvolge, mi pare che siano coinvolti 5 dipartimenti del Politecnico, quindi competenze estremamente distribuite, dalla meccanica ai processi di produzione, i materiali, l'ICT, la gestione, quindi è un tema che probabilmente, se quel progetto passerà e verrà finanziato, potrà avere una spinta anche di deployment sulle PMI che sono coinvolte in questa accordata. Credo che si parli di una trentina di partner complessivamente, il dottor Calefatti, il generale Calefatti è il coordinatore. Questo per dire che il master di oggi non è un'iniziativa così a sé stante, come a volte succede, nata da un interesse di un singolo o di un'azienda, è un'operazione che si inserisce come tassello in un quadro molto più ampio: finanziamenti europei, finanziamenti della regione, laboratori pubblico-privati, ne stiamo costituendo uno nuovo al Politecnico, a 3, Politecnico, Avio e Prima Industrie, c'è un interessamento di Comau forte sulle tecnologie additive, Fiat Chrysler ci sta guardando con interesse. Io credo che sia un'operazione che ci darà un valore aggiunto negli anni a venire. È possibile che ci siano investimenti privati nei mesi a venire nel comparto aerospazio, quindi credo che sia molto importante creare questo polo di competenza che ci potrebbe mettere in una situazione estremamente competitiva dal punto di vista delle competenze, del sapere, del know-how, anche industriale, nei confronti, a livello nazionale credo che sia abbastanza facile, quasi scontato, ma a livello europeo e addirittura a livello mondiale, perché alcune delle aziende che sono coinvolte in questa operazione, penso ad Avio, cioè General Electric, ma penso anche a Fiat, ovviamente hanno un respiro che diventa globale. Se questo polo diventa il polo di eccellenza per queste aziende sul tema additive, è chiaro che diventa un'operazione che ci dà visibilità a livello estremamente elevato. Per cui io ringrazio tutti coloro che si sono coinvolti, che ci hanno aiutato a costruire questa operazione, che parteciperanno all'iniziativa come docenti, che parteciperanno all'iniziativa come studenti o come partecipanti, l'Unione Industriale, l'AMMA, per aver promosso questa iniziativa. Speriamo che abbia successo, che non sia un caso isolato, che in futuro possa avere poi un seguito. Le elezioni cominceranno molto a breve. E quindi non c'è che da augurarsi che ci sia impatto, ci sia ritorno. Il Politecnico farà sicuramente del suo insieme a quelli che noi consideriamo ormai dei partner storici e consolidati per questo sviluppo di questo territorio a cui noi comunque continuiamo a tenere moltissimo. Grazie.